di visitatori hanno ammirato le ville del lungomare, gioielli di architettura che presto potrebbero ospitare i VIP disposti a pagare 1.000 euro a notte per un soggiorno indimenticabile. Mettere le ville storiche Definibus Terre al servizio della ricettività esclusiva ad alto target, secondo la formula Relais e Bateau, con maggiordomo e barca privata inclusa. E questa è la grande novità che arriva da Villa in Festa all'Euca, la manifestazione giunta alla settima edizione, promossa dal sistema locale operatori turistici del Capo di Leuca d'intesa con la Proloco. 20 architetture d'epoca ottocentesca aprono i battenti al pubblico per mostrarsi in tutta la loro straordinaria bellezza, lungo un percorso turistico-culturale d'eccezione che si avvale di visite gratuite con l'apporto di studiosi esperti della storia locale. A rendere l'occasione, già di per sé unica, di massima godibilità, un ricco programma di eventi. Così, entrando negli splendidi cortili, è possibile incontrare figuranti in costume d'epoca o imbattersi nei calessi trainati a cavallo, magari ascoltando dal vivo le note di un pianoforte a coda, ammirando gli splendidi addobbi floreali dei floricoltori locali, degustando magari qualche specialità gastronomica, spiegata e preparata a vista ai numerosi visitatori tra gli oggetti tipici dell'artigianato. Insomma, una delizia dei sensi in architetture che entrano a pieno titolo in un percorso ricettivo d'eccezione. Sarebbe finalmente giunto il momento di aprire anche all'ospitalità alberghiera queste meravigliose dimore. Alcuni dei proprietari già lo fanno, significa anche far conoscere aspetti particolari del Salento, di un'ospitalità a 5 stelle in una catena che potrebbe essere magari dedicata ai Relais Bateau. Questo connubio tra una vacanza in queste splendide dimore e una uscita con imbarcazioni in questi due mari meravigliosi che baciano Santa Maria delle Acque.